160 anni fa nasceva Gabriele D'Annunzio, il primo influencer della storia. Silvano Console, scrittore e documentarista in collaborazione con il Liceo Classico dedicato al Vate, il museo casa natale del poeta, propone un D'Annunzio diverso, un genio che seppe imprimere un'impronta di modernità al nostro paese. Certamente D'Annunzio ebbe una personalità complessa e controversa, sicuramente impossibile da racchiudere in un'unica definizione. Con i giovani alunni del liceo D'Annunzio, Console ha organizzato un video che è stato girato anche nella casa natale del poeta in Corso Mantonelli, in onda nella nostra trasmissione di pomeriggio, che narra di un D'Annunzio influencer che volle vivere in un'atmosfera di mitologia, tirando sempre su di sé le luci dei riflettori, creando gossip e fake news in una ben architettata ricerca di gloria e notorietà. Le celebrazioni di solito si fanno in maniera aulica, molto sul grande poeta, il grande concittadino, conterraneo, cioè sì, questa è la realtà, ma noi abbiamo voluto fare una cosa dedicata ai giovani, e quindi che corrispondesse alla conoscenza, all'umore dei giovani per quanto riguarda un D'Annunzio particolare. L'abbiamo chiamato D'Annunzio influencer, ma da parecchio si parla di questo D'Annunzio influencer, cioè di persona che ha influenzato una realtà, una scena politica, una scena sociale e culturale soprattutto. Tra l'altro è stato realizzato anche un documentario molto particolare, rivolto e interpretato dai giovani. Sì, in maniera molto giornalistica, questa clip è stata fatta da Raffaele Giansand. È una cosa molto molto carina perché mette Ferragnez e D'Annunzio a paragone, ma è una cosa divertente. E immaginiamo il Vate con un computer in mano, quanti aneddoti. L'aneddoto riguardo la sua finta morte, una delle finte morti, e quella famosa da caduta dal suo cavallo. Entrambi questi due personaggi appartenenti ad epoche diverse sono riusciti comunque a coinvolgere e dividere. Tutti lo aspettavano, l'uscita del suo pezzo, del suo articolo, ed ha influenzato un'epoca. E chissà se il Vate avesse avuto la possibilità di sfruttare i social, ma come direbbe forse il poeta, quel che c'è in me di misterioso, di sfuggente, di incomprensibile, lasciatemelo, computer a parte.